partecipare al premio marketing direi che è un must per gli studenti, e non soltanto per gli studenti di marketing, per tutti gli studenti interessati ad imparare come si lavora in azienda. Partecipare consente di imparare alcune cose che spesso i corsi non consentono di affrontare, per esempio riuscire a consegnare un progetto nei tempi precisi specificati dal bando. Può sembrare una banalità, ma spesso gli studenti non hanno questo senso dell'urgenza e della consegna che invece nel mondo aziendale è molto importante. Gli studenti che partecipano imparano a lavorare in gruppo, a fare qualcosa insieme ad altri che spesso sono diversi per carattere e per competenza, e questo consente anche un approccio multidisciplinare che è sicuramente molto utile. E poi naturalmente insegna a risolvere dei problemi applicando le teorie imparate in aula. Nel caso specifico della 29esima edizione del premio marketing si impara il marketing online, come acquisire e gestire clienti utilizzando le piattaforme digitali. Direi che per questi tre motivi il premio marketing dà dei vantaggi agli studenti e diventa una importantissima componente del curriculum. Quindi quando si vanno a fare i colloqui in azienda dopo la laurea, spesso è proprio il premio marketing e il tipo di risultato che si è ottenuto nella classifica che diventa argomento di conversazione, forse più che non i voti agli esami e magari il voto stesso di laurea. I consigli che darei ai partecipanti sono, innanzitutto di partecipare. Mi rendo conto che spesso le esigenze e le richieste dei professori dei corsi sono tali per cui attività laterali rispetto allo studio per l'esame possono sembrare magari superflue o eccessive. Ecco, partecipare invece porta sempre dei grandi benefici, quindi la prima regola è non perdere questa occasione, anche perché è un'occasione che oramai è conosciuta dal mondo delle aziende, visto che esiste da quasi 30 anni. Consiglio creare un gruppo, un team che non sia un team di amici. Questo vale anche nel mondo business. È facile fare amicizia con le persone con cui si lavora bene, è difficile lavorare bene con gli amici. Quindi non cercate di trovare tra i vostri compagni di scuola o tra i vostri amici d'infanzia le persone giuste con cui fare il team. Cercate persone competenti in cose che voi non sapete fare bene. Se siete bravi nella statistica, cercate qualcuno che è bravo nella comunicazione. Se siete bravi nella gestione di un progetto, cercate qualcuno magari che ha la capacità di innovare ed essere originale nelle proposte. Quindi create un team multidisciplinare, esattamente come nelle aziende si fa per provare a fare e a proporre idee nuove sul mercato. Perché il mercato bancario? Ma direi che il mercato bancario è un'opportunità, è un pretesto. Potremmo parlare di banca, potremmo parlare di altri servizi. Quello che a noi interessa quest'anno è coinvolgere gli studenti in un obiettivo molto sfidante, che è quello di raggiungere e conquistare i millennials, cioè gli studenti, i ragazzi, i giovani esattamente della stessa età che hanno i nostri partecipanti, quindi gente che ha oggi tra i 20 e i 25 anni, e provare a capire come il marketing nei confronti di questi soggetti deve essere organizzato, quali tipi di messaggi, quali tipi di argomenti, quali tipi di contenuti possono aiutare un'azienda, che in questo caso è la banca, ma non è detto che sia molto diverso se fosse, ripeto, altri tipi di aziende, quali strumenti utilizzare, dicevo, per conquistare la clientela. Quindi vediamo la banca come un prodotto, vediamo la banca come l'offerta di soluzioni ai problemi comuni delle persone e vediamo il premio come un'opportunità per capire come certi strumenti digitali che i giovani oggi utilizzano molto spesso in maniera passiva, cioè come semplici utenti, possono invece diventare degli strumenti tattici e strategici per il marketing. Spesso nei corsi universitari la parte digitale, se non nei corsi specifici, non viene affrontata in maniera adeguata, anche perché, diciamolo, i stessi professori hanno un'età superiore a quella dei nativi digitali, quindi magari non sono neanche tanto in grado di poter apportare conoscenze così specifiche su questo argomento. Invece i giovani, quindi quelli che parteciperanno al premio, utilizzando anche le loro competenze, anche le loro sensibilità, in questo anno, in questa edizione del premio, potranno mettere insieme teoria e pratica in maniera molto efficace, e questo sicuramente arricchirà e completerà il loro programma di studi e quindi il loro curriculum.